Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi facciamo un volo in FPV con lui, il Sector 150 di HGLRC, versione HD, cioè digitale di DJI, infatti vedete gli occhiali, e tutto il video sarà ripreso da lei, SMO 4K di Beta FPV. Sarà uno slalom tra i rami, quindi voleremo tra i rami delle piante, perché è una cosa che mi piace un sacco, è quella, cioè volare attraverso i rami, le piante. Ovviamente diventa un po' pericoloso, soprattutto in questa stagione che non c'è ancora tutte le foglie, quindi certi rami si danno all'ultimo momento, però con l'HD DJI diventa tutto un pochino più semplice, ovviamente, perché si vede meglio che l'analogico, però diventa sempre un po' complicato certe volte, che comunque certi rametti sbucano fuori all'ultimo momento. Però a me piace un sacco volare attraverso i rami e le piante, anche se prima o poi rimarrò appeso ad una pianta, magari ad un'altezza importante, e addio addio drone. Però mi piace davvero un sacco, appunto, volare all'interno di queste situazioni. Non è una giornata bellissima, è molto molto grigio il cielo, ve lo faccio vedere, però per quello che dobbiamo fare direi che va bene lo stesso. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e decolliamo con lui, Sector 150 e SMO 4K. Buona visione! Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Us now. We're not backing down on what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? Ok ragazzi, il volo è andato bene, ho picchiato solo dentro un paio di rami ma senza fare precipitare il drone, tutto è andato bene, sono passato anche in zone abbastanza ristrette con sotto l'acqua, quello mi preoccupa un po' perché se becchi qualcosa in quel punto cadi dentro nel ruscello che sta passando e addio drone, addio SMO 4K, perché ovviamente basta un po' d'acqua in questi droni e sicuramente tutto potrebbe andare a ramengo. E quindi questi passaggi vicino a piante, rami e erba dove sotto passa il ruscello mi fanno palpitare il cuore, però allo stesso tempo ti danno quella scarica di adrenalina che ti fa appunto dire, poi questa specie di galleria che ho fatto, avete visto, spettacolare, perché comunque a un certo punto il drone ti crea un senso di velocità incredibile e perdi quasi il senso, perché comunque hai rami e foglie a destra, a sinistra, sopra, sotto, fai quasi fatica a capire l'altezza e poi tanti rametti si vedono veramente all'ultimo momento, perché comunque anche la luce non è tanta, soprattutto perché come avete visto oggi non è neanche bellissima la giornata, quindi sotto a quel tunnel di piante la luce non è neanche tantissima, quindi
Mi è andata bene perché verso la fine del tunnel c'era un fango e un'acqua incredibile. Se fossi precipitato lì avrei fatto sicuramente dei danni incredibili. Però è andata bene anche lì, quindi mi sono divertito un sacco. Spero che anche a voi il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, tante prime curiosità, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano lì. Quindi seguitemi, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!